L'Unione Europea blocca il pacchetto di investimenti da 3 miliardi di euro che dovevano finire in Bielorussia. Intanto i leader dei 27 riuniti a Bruxelles hanno deciso per la linea dura. Il Consiglio ha approvato la richiesta di ulteriori sanzioni, la liberazione immediata del dissidente Roman Protasevich e della sua fidanzata e l'introduzione di una no-fly zone per le compagnie aeree che prevede lo stop dei voli da e per la Bielorussia. Intanto proprio da Minsk arriva un video su Protasevich. Il giornalista oppositore del presidente Lukashenko ha fatto sapere di stare bene, di essere trattato in modo civile e di collaborare con gli inquirenti circa i disordini e le proteste di piazza della scorsa estate. Il caso dell'ex direttore del canale Telegram Niekta irrompe sul piano diplomatico con il segretario di Stato americano che chiede un'indagine internazionale. Il summit europeo doveva essere incentrato sulla risposta alla pandemia, ma l'episodio del dissidente bielorusso ha mobilitato l'attenzione delle cancellerie di tutto il continente.